Questo è un esempio sempre di leva di primo genere perché il fulcro sta tra le altre due forze, però è svantaggiosa. È svantaggiosa perché stavolta il braccio della forza motrice è più corto del braccio della forza resistente. 4 buchi contro 6, quindi è i due terzi. Siccome il braccio è i due terzi più corto, la forza motrice deve essere i tre mezzi di questa. Siccome questa è circa 0,8, i tre mezzi di 0,8 vuol dire una volta e mezzo di più, è circa 1,2. Infatti, vediamo che per garantire l'equilibrio la forza motrice deve essere circa 1,2 newton, un po' di più, 1,2 newton, diciamo, che sono i tre mezzi di 0,8. Quindi noi adesso abbiamo 1,2 newton più 0,8 fa circa 2 newton. Questi 2 newton ne tirano in basso. Allora la forza vincolare, che ha sempre l'obiettivo di annullare la forza totale, ci mette questi 2 newton circa, un pochino di più, ci mette questi 2 newton verso l'alto, in modo che i 2 newton della forza vincolare annullano i 2 newton che è la somma di questi due. E vediamo anche che, come al solito, i momenti torcenti pure si annullano, quindi abbiamo la forza totale nulla, il momento torcente nulla e la situazione di equilibrio. Abbiamo dovuto cambiare il dinamometro, abbiamo messo questo di colore verde perché questo di colore verde c'ha un fondoscala fino a 3 newton, quello di colore rosso invece arrivava a 1,5 newton, quindi non era adatto per misurare una forza intorno ai 2 newton.